Sono iniziate venerdì pomeriggio a Ravenna una serie di visite speciali della città ideate dalle guide turistiche del Cammino di Dante in occasione del fine settimana dedicato alle celebrazioni del 700° annuale della morte del sommo poeta. Incontra Dante, il titolo dell'iniziativa composta da 13 visite guidate patrocinate dal Comune di Ravenna, inserite nel programma delle celebrazioni 700 Viva Dante e promosse dalla BCC Ravennate Forlivese e Imolese. Sabato pomeriggio alle 18.30 sarà presentata al mercato coperto la guida che permetterà ai ravennati e ai turisti di tornare a intraprendere i 13 percorsi lungo la città anche una volta terminate le celebrazioni dantesche. Sono percorsi sì, particolari, perché quello che abbiamo voluto mettere in luce è che Ravenna non offre al turista, ma anche alla cittadinanza, solamente la tomba di Dante, ma tantissimi luoghi che hanno subito l'influenza di Dante. Quindi Dante ha attraversato i secoli, ha anche richiamato illustri personaggi, letterati, poeti che sono venuti a rendergli omaggio, e tutto questo si può scoprire nei vari angoli della città e quindi in questi percorsi che hanno tantissime tematiche non solo legate alla Ravenna medievale ma anche ai secoli che sono succeduti. Saranno delle visite anche con delle incursioni, abbiamo visto le prove di alcune di queste. Che tipo di incursioni avete organizzato? Sì, in occasione del 700° annuale non abbiamo solamente i percorsi guidati classici con le varie tematiche, ma abbiamo aggiunto, come anche abbiamo fatto nella prima edizione, dei momenti speciali. Questi momenti sono dei momenti poetici con attori che declamano dei canti della Divina Commedia, con dei momenti che chiamiamo letterari, che però sono anche musicali, anche coreutici, per cui ci sono degli eventi che si svolgeranno alla Basilica di San Francesco, per esempio, anche al Palazzo Raspone delle Teste ci sarà una performance curata da Emanuela Tagliavia, che è una danzatrice e coreografa, e poi ci saranno anche dei momenti inaspettati per i turisti e tutti i partecipanti, perché nell'ambito della visita poi ci saranno degli scorci medievali, quindi con dei personaggi medievali, ci saranno dei passaggi a sorpresa di cui non rivelo, perché naturalmente così lascio il momento di sorpresa durante la visita, e per cui una visita che è più ricca del normale, quindi non solamente la guida che condurrà i visitatori in questi percorsi, che sono 13, proprio perché 13 è la notte in cui è morto Dante Alighieri, quindi nella notte tra il 13 e il 14 settembre del 1321, e quindi una data, un numero simbolico. Per cui vi invito tutti a partecipare, per potervi iscrivere basta chiamare noi Guide del Cammino di Dante, oppure anche su ravennaexperience.it, perché le visite sono organizzate in collaborazione con Ravenna Incoming. Durante le visite guidate che stanno andando in scena appunto questo weekend dedicate a Dante, anche una performance. Di che tipo di performance stiamo parlando? Principalmente sul Purgatorio canto secondo. Fa parte di un altro progetto che io avevo presentato e ho deciso di estrapolare solo il canto secondo, ispirandomi a livello proprio evocativo a delle figure: la figura dell'angelo, l'angelo nocchiero, il nocchiero celeste che traghetta le anime, queste anime che sono così vengono assorbite in un luogo nuovo, che è un luogo che suscita curiosità, intraprendono un nuovo viaggio, e poi l'incontro con Casella, soprattutto in riferimento alla musica, la musica come medicina doloris, come la musica come la libertà del movimento che ti libera da qualsiasi tipo di sofferenza, di preoccupazione, quindi un momento di grande libertà emotiva. Avete organizzato anche delle letture. Che brani reciterà della Divina Commedia? Con i danzatori
leggerò il canto secondo del Purgatorio, mentre con in San Francesco leggerò l'undicesimo canto del Paradiso. Il canto secondo del Purgatorio è il momento in cui Dante, unitamente a Virgilio, avvista in mezzo al mare l'angelo di Dio, mentre il canto del Paradiso è uno dei più difficili, tra l'altro, è il momento in cui ci si trova nel quarto cielo del sole, e sono i dubbi di Dante circa le parole di San Tommaso d'Aquino. Poi c'è un panegirico di San Francesco d'Assisi e c'è un biasimo dei difetti dell'ordine domenicano. Il tutto dovrebbe essere ambientato nella notte tra mercoledì 13 aprile e giovedì 14 aprile. Durante il weekend delle celebrazioni dantesche presenterete anche una guida speciale che avete realizzato voi stessi. Sì, Incontro a Dante è anche il nome, quindi il titolo della guida che abbiamo realizzato in questi mesi di lockdown. Abbiamo utilizzato il tempo per cercare di dare il nostro contributo alla città e quindi di offrire un agile strumento per i visitatori, ma anche per i cittadini stessi, per poter effettuare i percorsi in autonomia e quindi per poter anche conoscere tanti aspetti della città legati a Dante.